Ciao a tutti ragazzi, io sono Andrea e benvenuti in questo nuovo video. Prima di cominciare come sempre come al solito vi ricordo di seguirmi su Instagram, su TikTok, su Twitch, il link che trovate qui sotto in descrizione. Dunque signori, a sorpresa HBO Max ha pubblicato il primo teaser trailer di The Penguin, la serie TV sul pinguino spin-off di The Batman, il film diretto da Matt Reeves con protagonista Robert Pattinson, dove rivedremo appunto Colin Farrell nuovamente nel ruolo del villain di casa DC. Dura tra l'altro 1 minuto e 27, le riprese dovrebbero essere ancora in corso e quindi sono estremamente curioso di vedere cosa hanno pubblicato online. Quindi partiamo subito e via! Gotham. Confermato quindi che post da The Batman, perché Gotham è allagata, visti gli eventi del film. Ha un po' di scene dietro le quinte. The world ain't built for guys like us. That's why we gotta take whatever we decide is ours. Da Matt Reeves. You ain't seen what I can do. Il nuovo capitolo della saga di The Batman. You step out of line, even once, I'll gut you like a goddamn fish. Mi ricorda un sacco i Sopranos, comunque. You imagine the people say in my name of the streets after you're gone. Have it mean something. The new kingpin of Gotham. Ok. 2024. Ragazzi, sembra essere molto 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 figa. Il mood è quello di The Batman, quindi molto realistica. Abbiamo appunto il pinguino che sembra super cattivo. Sto rivedendo i Sopranos in questo periodo e veramente tutto quel mood da malavita l'ho trovata appunto nel pinguino, che potrebbe essere una bomba, perché Sopranos è una serie incredibile che ha fatto un sacco di successo, è piaciuta a tutti, e secondo me un po' di voglia da parte di HBO di ripercorrere quella falsa riga c'è tutta. Tra l'altro Matt Reeves, che ha diretto il primo film, sarà produttore della serie e ovviamente, come vi ho detto prima, sarà ambientata a questo punto ufficialmente dopo The Batman, dato che vediamo Gotham allagata. Figa, super super hype, non vedo l'ora che esca, ma soprattutto non vedo l'ora di scoprire se ci sarà Robert Pattinson sia nei panni di Bruce Wayne che in quelli di Batman. Devono per forza mettercelo, perché comunque Batman sta ancora vigilando sulla città e se il pinguino inizia a fare i suoi loschi traffici dubito che non intervenga anche solo mezzo secondo per tentare di rimetterlo un po' in riga. Sono anche dell'idea che a questo punto questa serie sarà una sorta di anello di congiunzione tra il primo film e il secondo. Chissà se magari per esempio la post credit ci introdurrà poi a The Batman 2. Super super contento del trailer, veramente un sacco. Tra l'altro confermato che esce il 2024, non abbiamo il mese, ma comunque sappiamo che la vedremo il prossimo anno. Ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate voi, mi raccomando, con un commentino qui sotto. Io spero che questo trailer, questo video vi sia piaciuto e noi come sempre come al solito ci vediamo al prossimo video. Ciao!